Buongiorno. Vi siete mai chiesti quanti milioni di libri, di giornali, giornaletti, riviste, programmi televisivi, vengono radiofonici, su internet, comunicazioni, blogger? Su internet, quanti milioni e milioni e milioni di forme di comunicazione ci circondano e ci seguono ogni giorno, inclusa la mia, purtroppo. Ecco, e nonostante questo, si dice che, specialmente in Italia, si legga poco. Il problema, a mio avviso, che non viene mai affrontato, è non solo la qualità della scrittura, della comunicazione, ma è soprattutto la finalità della comunicazione, la ragione per cui che guida questi film. Noi abbiamo, per esempio, nel campo dell'arte, sembra che sia una sorta di rincorsa del peggio. C'è una parola che soprattutto è un tabù, anche se non dichiarato, fortissimo, etica. Addirittura leggevo di recente su un quotidiano che coloro i quali fanno i moralisti su internet sarebbero cattivi, cattivi soggetti. Io non so intanto cosa si intenda per moralista e ovviamente non posso sapere che tipo di dialogo, di discorso abbiano fatto costoro. Quello che so con certezza è che ogni volta che leggo un giornale, ogni volta che leggo una rivista d'arte, ogni volta che assisto un programma, se riguarda il passato, allora c'è una forma di nostalgia. Se riguarda il presente, c'è una forma di rincorsa a una sorta di depravazione dell'immagine e del linguaggio. Ecco, per esempio, sulla lettura, l'inserto pubblicitario del Corriere, pubblicato ieri, c'è un lunghissimo articolo di 2 pagine in cui vengono esaltate 2 donne, ovvio, visto l'indirizzo generale, una è Bourgeois e l'altra è Tracy Emin. Ecco, poi guardiamo le opere di queste donne, vediamo un attimo l'operare di queste donne. C'è per esempio una famosa fotografia di Mapleton in cui si vede la Bourgeois, già abbastanza anziana, con un enorme pene, con tanto di testicoli artificiali sotto il braccio. Ecco, questa è l'artista che dovrebbe ispirare le nuove generazioni. Qual è uno dei lavori più citati, più famosi di Tracy Emin? È un letto sfatto nel quale l'artista dice: qui ho fatto sesso questa notte. Ecco, allora, se io rilevo queste cose qui e non le giudico positivamente, cosa faccio? Il moralista? Va bene così, cioè, a prescindere dalla qualità di quest'opera, un letto sfatto dove è stato fatto sesso. Ecco, dico, avrà qualche interesse, avrà qualche finalità, quello che dicevamo prima. La finalità di un lavoro qual è? Qual è la finalità di quest'opera? Cosa significa? Cosa rappresenta? A che tipo di riflessione induce? Ecco, possiamo porci questi problemi o se lo facciamo siamo dei reazionari cattivi? Ecco, io è questo che non riesco bene ad afferrare.
Cioè tutto il discorso sulla critica, sulla giornata, cioè, salvo poi una improvvisa apertura di buonismo quando per esempio si parla dell'immigrazione. E lo si fa in modo anche lì irrazionale, quindi non si tratta di buono o cattivo. Dovrebbe essere la qualità del principale dell'uomo, dovrebbe essere la ragione, come diceva Biagio Pascal, non l'uomo come canna che pensa, ma pensa cosa? Cioè questa enorme quantità di comunicazione a cui noi siamo soggetti, se ha una finalità negativa, come pare abbia una finalità negativa in definitiva. Questo due pagine di articolo, ecco, ne sono un esempio, sono una celebrazione di due artiste che non mi pare abbiano fatto un qualcosa di particolarmente significativo da un punto di vista formale, da un punto di vista proprio del valore dell'arte, dell'opera in sé. Poi ovviamente ognuno ha le proprie opinioni, quindi può darsi che la mia opinione sia more solito sbagliata. Però io mi chiedo e chiedo a voi, cioè una riflessione su questo. Quando viene scritto un libro, quando viene scritto un articolo, quando viene realizzata un'opera d'arte, qual è la finalità che si propone l'autore? Perché viene fatto questo tipo di intervento? Cioè, per sopravvivere? Ecco, perché è un mestiere, il giornalista, lo scrittore, l'artista sono mestieri, quindi in qualche modo devono essere fatti. Per stupire? C'è questa espressione che io giudico abbastanza sciocca quando c'è un'immagine particolarmente sgradevole di solito, raramente edificante, eclatante, viene messa in rete e viene definita un'immagine virale, nel senso che segue un numero esagerato di persone, è seguita da un numero esagerato di persone e quindi raggiunge dei risultati notevoli, e allora viene definita virale, termine che io trovo tutto sommato abbastanza sgradevole perché richiama cose tutt'altro che positive. Allora, per essere virali bisogna dire delle sciocchezze e bisogna pensare alla provocazione, non al contenuto di quello che dico. Cioè, ognuno è chiaro che ognuno ha la libertà di dire e di fare ciò che vuole, ma questo non dovrebbe esimere dall'indurre a fare cose che abbiano un senso, che abbiano una finalità possibilmente positiva. Perché se noi viviamo in una società, non credo, perché non sono molte le voci che esprimano il piacere di vivere in una società come la nostra. Le critiche sono molte. Ma poi le critiche non vanno a vedere le ragioni, cioè a partire dall'arte c'è una certa, come dire, freddezza nei confronti di questi ultimi sviluppi dell'arte contemporanea, ma è, come dire, occasionale, è frammentata. Nella realtà si prosegue su questa strada e questo articolo che ho citato ne è una prova. Cioè non ci poniamo veramente il problema del significato, del valore, della positività di quello che facciamo. Non siamo costretti a fare qualcosa di positivo, questo mi pare ovvio, ma se lo facciamo diamo un contributo che è altrettanto positivo alla società. Mentre se per esempio produciamo delle cose sgradevoli o scene o semplicemente provocatorie, non è che diamo un gran contributo alla società, anche se sono le cose che vengono accolte con maggiore entusiasmo dai media. Ecco, questa è la domanda base che io vorrei porre, che mi pongo e che vorrei porre. Qual è il momento cruciale? Noi per esempio viviamo in una società che è formata in prevalenza da donne, no? Per esempio facciamo una considerazione, consideriamo il fatto che la madre quando mette al mondo un figlio ha il primo impatto del bambino con la madre, i primi mesi vive con la madre, quindi è seguito dalla madre, no? Dopodiché va all'asilo ci sono quasi tutte donne,
non ci sono maestri d'asilo maschi, credo siano rarissime eccezioni. La stessa cosa avviene nelle elementari, specialmente in Italia, cioè credo che il 99% delle maestre elementari siano donne. Quindi questo significa, per andare alla radice del problema, che le donne hanno un peso importantissimo nella formazione degli individui, perché seguono gli individui nei primi anni di vita e quindi li influenzano, li guidano, li condizionano in qualche misura, no? Quindi se noi abbiamo un'infanzia, una società che già all'origine vediamo la crescita di queste cose così poco soddisfacente, per usare un eufemismo, allora vediamo un attimo la ragione, la radice. In cosa sbagliano, se sbagliano, questi comportamenti femminili nei confronti dei propri figli e dei propri alunni? Ecco, è una domanda che non ci si pone, è una domanda che è assolutamente fuori luogo, è una qualcosa che può indurre a far ritenere che ci sia una malizia negativa nei confronti delle donne. Ecco, e la stessa cosa avviene nell'arte, cioè il discorso sull'arte femminile è difficile da criticare perché si suppone che sia una malizia negativa, una malizia di contrasto. Io non ho nessun tipo di queste riserve, io mi limito a constatare che se il mondo è sempre più conflittuale, rischioso, insicuro, criminale, disordinato, amorale, eccetera, cioè delle ragioni ci saranno. Quindi non basta evidenziare caso per caso e mettere l'accenno sul singolo episodio, magari enfatizzandolo, ma capire le ragioni per cui si crea questa cosa. E non mi pare, può darsi che io pecchi per disinformazione, sappia, non sia sufficientemente informato, ma non mi pare che ci sia qualche studiosi o più di uno studioso che abbiano tentato quantomeno di capire le radici del male, che non è una questione di teoria politica o che altro, è proprio nei comportamenti abituali della società. E poi tutto il resto, l'arte, la letteratura e tutto il resto ne è una conseguenza, perché chiaramente un uomo produce in base a come pensa. Un uomo produce, crea e scrive e fa in base a come pensa, in base a qual è la propria formazione, qual è la propria visione del presente. Ecco, allora se noi andiamo alla radice, cerchiamo di capire il perché, e forse facciamo qualcosa di estremamente utile. Invece ci limitiamo nella maggior parte dei casi ad esaltare gli aspetti negativi della società, salvo che quando tracimano nel criminale o nell'eccesso, e allora lì riduciamo, ecco, facciamo una constatazione e dimostriamo stupore. Ecco, io ne desumo che ci sia una fortissima carenza di razionalità nell'affrontare i problemi che ci riguardano da vicino. Noi abbiamo degli enormi strumenti, internet e tutta la serie di comunicazioni tramite i mezzi tecnologici, però non abbiamo la capacità di gestione vera di questa cosa e di mettere, per esempio, su internet qualcosa di positivo che possa servire a migliorarci. Non ci possa indurre a peggiorarci. Cioè, è moralismo, è una cosa negativa questa che dico? Può darsi. Lascio a voi la risposta. Buongiorno.